Ciao ragazzi, sono B135, siamo qui su City Car Driving. Siamo nella città di nuova costruzione, quindi territorio del centro direzionale, e vorrei provare la Nissan Fairlady Z432. Trazione posteriore, 160 cavalli, neanche troppo, 210, 4 marce. Ah, 4 marce. Va bene, proviamo sta macchina. Ok, questa penso sia la macchina di James Bond. Quindi c'ha 4 marce, però qua mi segnala la quinta. Ok, la quinta non entra. Penso sia quella, però. Proviamo ad accenderla. Sentiamo il sound. Ok, il sound fa schifo. Perfetto, mettiamo la retromarcia. Allora, togliamo il freno a mano. No, aspetto la macchina. Così si lampeggia, così accendo le luci. Così il freno a mano, la cintura, la sicurezza prima di ogni cosa. Andiamo in retromarcia. C'è qualcuno? No, ma gli specchietti sono lì davanti. Mi scusi, ma gli hanno messi al contrario gli specchietti. Vediamo sto centro direzionale com'è. Ma poi perché c'ho la macchina storta? Chi l'ha chiesta la macchina con la guida a sinistra? Vediamo se riusciamo a fare 160. Qui che faccio? Ok, io passo di qua. Devo andare da questa parte. Oh, devo andare per forza a sinistra. Ok. Senti come scivola. Senti come scivola la mignotta. Questa è la macchina. E che cos'è? Si aspetta subito. Si aspetta. Questa dovrebbe essere la macchina di James Bond. Dei vecchi James Bond. Non va. Ma scusi. Non va. Non va. C'è un muro invisibile qua. Bene, mi fa molto piacere la cosa. Andiamo a marcia indietro. E che cos'è? Qua mi sono incastrato. Ma poi non c'è ritorno di forza su questo volante. Cioè, guardate qui come gira proprio lento. Devo alzare un po' le forze. Non riesco più a sbloccarmi. Bene. No, non riesco più a fare niente. Accendiamo. Accendiamo, mi sono bloccato. Se lo sapevo non lo facevo. Guarda lì. Sti cazzi di pali, guarda. Una cosa incredibile. Ok, aspettate un attimo che mi riposiziono. E che cos'è? Uno non si può neanche sbagliare, che subito questo qua rompe le palle. Ok, riusciamo di qua. Non andiamo dritti, andiamo a sinistra. Ok, o andiamo a destra. Boh, a sinistra penso di poter andare. Non c'è scritto. Guarda come slitta sta. Ma questa è la strada nuova. Oh, me la fate provare sta strada? No, ma che non mi fanno provare niente, non mi fanno provare loro. Guarda che non va da nessuna parte sta macchina. Mi sto bruciando la frizione, mi sto bruciando. Il veicolo? Quale veicolo? Non ci sono veicoli qua. No, sono bloccato. Mannaggia a me. Oh, sti gran cazzi. È l'ultima possibilità che gli do a sta macchina. Ma cagato il cazzo. Cioè, porca mignotta, non posso fare niente, non posso fare. Andiamo subito a destra, perché vedo che gli altri vanno a destra. Oh, comunque, la macchina si guida. Slitta un po'. Guarda come slitta. Slitta di potenza. Oh, posso scendere qui sotto? Ok, sono potuto scendere. Vai. No, ma perché la macchina si attacca ai guardrail? L'unica macchina che si attacca ai guardrail c'ho io. Così, sgasiamo tantissimo. Vai, che gli bruciamo la frizione a questa macchina. Così, guidate senza passione. Guarda come. Scusatemi, sto passando io. Che cosa so sui semafori che vogliono la precedenza? Mo escono i semafori rossi. Da quando in qua ci sono semafori rossi in mezzo al mondo? Non ho mai visto un semaforo rosso io. Qua me la tiro, Ah no, è vero, non c'è la quinta. Vai di quarta. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 120. Accendete le luci. Se eviti di farmi sbattere ogni. Guarda che comunque ci è arrivata. Io vado di qua. Cazzo. E mo dove mi infilo? Boom, lo sapevo io. Lo sapevo. Lo sapevo che sbattevo da qualche parte, oh. Dove vado qua? Non c'è scritto niente, non c'è scritto. Mi infilo di qua? Sì. Mi posso infilare di qua. Ok, perfetto. La macchina comunque gira, che è una bellezza. Si mette su due ruote da sola, si mette. Cioè, guarda quella, guarda come vola, volava quella. Avete visto che volava? Ok. Tiriamogli un po' sto cazzo di motore a sta macchina. C'ha 150 anni sta macchina, scusa. Io dobbiamo un attimo spurgare, no, il motore. Spurghiamoglielo un po'. Prendiamogli la scia. Scia? Vai, no, non mi regolo proprio comunque con la guida a destra. Vai di qua, si sposti lei. Guarda qui, forse ci arriva a 210. No. Non ce la faccio. Guarda qui, sono arrivato al minimo proprio. Cioè, al massimo. Non ce la posso fare ad andare oltre. Cioè, la macchina sta sbiellando. 2,10. Oh, però ci siamo arrivati a 2,10 senza fare incidenti. Guido piano e faccio incidenti. Vado a 2,10 e guido, che è una bellezza. Si sposti lei. Una strusciatina non vuol dire niente. La strusciatina è tipo una carezza. Quindi, guarda come vado. Ormai ho capito sta macchina come si comporta. Qui dobbiamo venire a tirare le altre macchine.
E questo è il punto proprio giusto. Oggi faremo solo macchine vecchie comunque. Vecchie. Vecchie non si dice. Vecchie sono le cose. No, alle cose si può dire vecchie. Alle persone non si può dire. E che cos'è? Sempre lavori qua. Perfetto. Il muro fatto di impossibile. Ci vediamo con la prossima macchina. Proviamo adesso la Golf. Volkswagen Golf GT 16 valvole con cambio manuale, mezzo di trasporto, sì, cambio manuale, l'ABS ce lo mettiamo, non ce l'aveva però l'ABS, però non ce lo possiamo mettere, perfetto, 137 cavalli, trazione anteriore, forward, ok, sì, 208 maximum speed, cambiamo però il territorio, se no qui siamo sempre al stesso punto, no, questo no, andiamo nel centro storico, va, facciamo centro storico, ma sì, peraltro qua ho letto, situazioni impreviste, pericolo, fai così, no? Cioè, fai a metà. Frenata busca, sì sì, ci sta, così facciamo un po' di incidenti. Tutta a metà metti. Spesso, ok. Peccato che qua hanno fatto sti cazzi di cose che ci vogliono tre quarti d'ora. Fai un pulsante qua, metti tutto a metà. Ok, ci vediamo su strada. Ok, siamo con la nostra Golf. È quella vecchia, l'ero sicuro che era quella. Quindi accendiamola, sentiamo il sound. Non l'ho capito perché ha cambiato. Ok, se stai lì cambia rumore, sotto è molto più basso, va bene. Ce l'hai la quinta, sì, c'ha la quinta. Togliamo il freno a mano, mettiamoci il... No, come si fa? Che cos'è questo pulsante? Non lo so cos'è. Perfetto, ok, andiamo così. Ok, vai di prima, mi faccia passare lei, che cos'è che qua non mi fanno passare? Guarda qui, voi non mi fate passare, io mi sorpasso di brutto. Accendiamo le luci, se no questo si lamenta. Ok. Guarda quello. Ok, quando arriva sopra un tot di giri diventa una macchina da Formula 1. Senti come tira. Io la Golf vecchia l'ho provata, non faceva così, E la miseria, come saltiamo. E che cos'è? Spostatevi. Ho perso il controllo del mezzo. Vai, di seconda? No, non andate da nessuna parte. Comunque quei pulsantini là, vedete, fra il tachimetro e il contagiri. Io la Golf così me la ricordo, era di un mio zio. Ed era così, era proprio tutta vecchia, era una cosa incredibile. Però andava, Adesso le Volkswagen. Guarda qui. Ma scusi, non mi ha visto lei. Mo' ci ho salito addosso, no? Non mi dire che mi si è bloccato. Ma per porca di quella troia, oh. Aspettate un attimo, facciamo dall'inizio. Che cos'è qua oggi? Accendi la macchina, togli il freno a mano, metti la cintura. Anzi, la cintura me la posso pure togliere. Io, andiamo a destra, va. Si sposti lei. Che cos'è che non si spostano questi? Quando arriva un certo numero di giri in poi diventa una macchina da Formula 1. Ok, vai così. Quanto sbaglio. No, non prendere i pilastri, che i pilastri sono fatti di materiali assurdi. Dovrebbe dirglielo, chiedergli magari dei pilastri distruttibili. Perché così non è possibile. Cioè, mi fermo attorno al pilastro. Guarda quello che ha parcheggiato. Oh, guarda questi qua. Accendiamo le luci. Guarda che mi sento su una macchina da Formula 1. Se sto sopra i 5.000 giri, la macchina da Formula 1 in tutto e per tutto, Guarda che passo. Che guida spericolata. Guarda come sono bravo. Poi ditemi che... Comunque c'è una macchina da Formula 1. Qui il sound non c'è proprio. Il sound gliel'hanno rubato a qualcun altro. A meno che non abbia quel cosino... Guarda questo. Mi ha fatto fare incidente sto bastardo. Ok, però mi ha messo il punto giusto, vai. Cioè, a meno che non abbia quel cosino... Avete presente quei cosini che si mettono in accendisigari che fanno il rumore? E si collegano sulla radio? Sì, vabbè... Sono delle cazzatine, no? Che metti la freccia? Cazzatelle che si mettono per fare i fighi. Poi non servono a niente, non servono. Che cos'è qua? Tutti sti cosi in mezzo alla strada. Ok, ho messo gli imprevisti, sì. Però gli imprevisti non ho visti ancora. Vabbè che io vado troppo veloce per vedere gli imprevisti. Eccesso di 80 km. Guarda come l'ho calata proprio bellissima la marcia. Voglio tirarla arrivare a 210, 208 anzi. Guarda questi, oh. Scusatemi, non si spostano loro. Mettiamo qui la quarta. Ok, terza, quarta. La quarta comunque, la terza l'ho bruciata. Siamo di nuovo sull'autostrada. Va bene, sull'autostrada ci possiamo veramente divertire. Che mo' gliela tiriamo, sta cazzo di macchina. Che faccio? Il salto qui. Prima sono saltato. Un camion, non contro il camion. Scusate, ma che cazzo... Guarda, la miseria. Sono andato sul mondo. Dove sono? Dove sono che non ho capito? Ok, mo' cerchiamo di uscire da questo coso. Non ci uscirò più da questo coso. Mi sembra pure giusto, mi sembra. Ecco, mi sono chiuso dentro un cortile e non riesco neanche più a uscire. Guarda, anche che io ci provo. Ma cos'è che si spegne? Mannaggia a me, mannaggia. Uscita. No, che uscita, porca troia, ho sbagliato. Va bene, finisce con questa puntata e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ho sbagliato a fare uscita, devo fare dall'inizio, va bene. Finisce qua, finisce un po' anticipatamente. Ciao!